Sandra, è l'ora, preparati. Tra poco aprirà quella porta e vorrà trovarti pronta. Sbrigati, altrimenti si arrabbierà molto. Lo sai cosa succede quando lui si arrabbia molto? Benvenuti a questo nuovo appuntamento di 7 minuti con l'autore. Oggi, attraverso appunto 7 minuti, vi presenterò il mio nuovo autore. Lui è Luca Masini, non è di Roma e viene direttamente da fuori e ci parlerà di Gioco Criminale. Benvenuto Luca. Ciao a tutti. Gioco Criminale, come nasce questo libro? Questo libro l'ho scritto 13 anni fa durante la frequentazione di un corso di scrittura creativa. Ho deciso di rieditarlo perché sono cambiati il momento, sono cambiati i metodi di promozione, quindi ho deciso di ridare vita a questo libro che poi in pratica era un po' morto perché l'asa editrice che l'aveva pubblicato inizialmente aveva cessato l'attività dopo E chi pochissimo. sono i protagonisti di Gioco Criminale? Allora sono il commissario e l'ispettrice, però non saranno soltanto quelli i personaggi principali, perché c'è Margherita Ghezzi, Andrea Martinti, Filippo Monti, la sorella. Poi c'è Padre Raffaele, questo perché in pratica il delitto che avviene a Montelupo porterà a sconvolgere la vita di tanti personaggi, in pratica tutti i personaggi che hanno incrociato anche per un attimo la vittima. E ci sono elementi biografici all'interno del tuo romanzo? No, l'unica cosa molto vicina a me è l'ambientazione, perché è ambientata a Montelupo Fiorentino. La scelta è stata dovuta che, su suggerimento della mia insegnante di scrittura creativa, perché fino a pochi anni fa c'era un ospedale psichiatrico e quindi era il simbolo della follia e quindi l'ambiente giusto per questo tipo di storia che. Insomma, c'è abbastanza folli. E quanto sono validi o quanto servono i corsi di scrittura creativa? Allora, questo romanzo comunque è stato sviluppato anche durante il corso, però era già quasi finito. Diciamo, ci ha dato delle correzioni, mi ha dato dei suggerimenti su come inserire anche altre storie. Però frequentare un corso di scrittura non preclude il fatto di scrivere un libro. E hai un personaggio preferito all'interno del tuo romanzo? Ma allora, il personaggio che mi piace quando lo scrissi sono diversi, c'è Filippo Monti, questo ragazzino che alla fine poi andrà alla ricerca di un killer che lui pensa sia un killer, ma forse non è proprio così la verità. Naturalmente poi mi piace molto costruire i personaggi femminili. Il personaggio femminile mi è piaciuto di più costruire è Serena Giuntini. Questa ragazza si occupa di questo ragazzo disabile. Poi ci sarà, che in pratica invaghisce un po' il commissario. E quindi anche nella costruzione dei dialoghi ho cercato di fare dei dialoghi un po' frizzanti, in modo da invogliare questo commissario a cedere al fascino di questa ragazza. E da lì, infatti, poi alla fine il commissario dovrà fare una scelta. E forse non sarà quella giusta. E quale messaggio vuoi lanciare a tutte quelle persone che si ritroveranno Gioco Criminale tra le mani? Messaggio me l'ho detto ora, in pratica la legge è uguale per tutti, perché in pratica la storia si tratta di scovare un omicida. E alla fine i due commissari, l'ispettrice e il commissario, per una storia o per un'altra, prenderanno una decisione diversa.
non sto a svelare cosa, però siccome durante la storia verranno minate anche le loro vite, i due si comporteranno in maniera diversa. E quali sono i tuoi progetti futuri dal punto di vista editoriale? Cosa bolle in pentola? Allora, sono impegnato nella stesura di questo romanzo che attualmente si intitola Inseguendo Laura e racconterà le vicende di un gruppo di ragazzi che si troverà a affrontare in maniera differente il passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Quindi volevo raccontare varie storie, due ragazzi che in pratica dovranno affrontare invece il difficile della malattia. Cioè, una ragazza di 16 anni è in grado di affrontare un rapporto in cui sai che il tuo ragazzo è malato di sclerosi multipla e poi il decorso, quindi... Argomento questo... delicato e storia interessante. Io ringrazio Luca Masini per essere stato con noi. Potete trovarlo sulla pagina Facebook di Luca Masini oppure il suo libro Gioco Criminale in tutti gli store. Grazie Luca. Grazie a tutti. E alla prossima puntata. Ciao. Abbiamo finito? No, Ele, ancora no.